30 anni di oltre, oltre per Claudio Baglioni, oltre per i fan, edito da Santelli, è un libro che ho curato insieme a Claudio Santamaria e con la collaborazione di Ivan Fedele. È un libro in cui abbiamo raccolto insieme 20 autori, 20 personaggi diversi, afferenti a ambiti professionali differenti fra loro, insegnanti, operatori musicali, di tutto e di più, insomma. A cui abbiamo chiesto di raccontare una canzone di Oltre, Un mondo nuovo sotto un cielo mago, un disco di Claudio Baglioni del 1990, il disco, diciamo, rivoluzionario per eccellenza di Claudio Baglioni. Un disco che ha rappresentato un forte elemento di rottura all'interno della sua produzione dal punto di vista musicale, dal punto di vista contenutistico, dal punto di vista linguistico e stilistico. Abbiamo lavorato, diciamo, con due prospettive differenti. Abbiamo chiesto ai nostri autori di analizzare una singola canzone, ma non limitarsi all'analisi. L'analisi, diciamo, vuole mettere in luce l'oltre il disco per Claudio Baglioni, quindi l'opera dal punto di vista oggettivo, critico, ricostruendo appunto un'analisi degli elementi della singola canzone. Ma abbiamo chiesto anche l'oltre per i fan, cioè di chiedere. Abbiamo chiesto ai singoli fan di esprimere quello che la singola canzone rappresenta per loro, andando a ricordare momenti a tirar fuori momenti della loro memoria, come è nata la passione per Baglioni, i concerti che hanno, insomma, a cui hanno partecipato e soprattutto il legame che tra il fan si è creato, scusate, si è creato tra il fan e la canzone stessa. Un legame che spesso fa cambiare il significato della canzone stessa. Questo Baglioni lo sa bene, che più volte ha detto che le canzoni, una volta scritte, una volta pubblicate, smettono di essere del loro autore e diventano per i fan. Sono emersi due dischi, un disco appunto per Claudio Baglioni, come si diceva prima, e un disco per i fan. Il lavoro di curatela, diciamo, è stato poi completato da un saggio introduttivo che ho scritto io sulla lingua di Oltre, un saggio musicale che ne descrive appunto l'aspetto musicale alla fine. Cosa è emerso? È emerso innanzitutto che il disco è un macrotesto, cioè un testo estremamente coeso, collegato, quasi come se fosse un film. E questo è evidente sia dal punto di vista oggettivo che nei singoli racconti, nelle singole emozioni emerse dai fan. Baglioni è riuscito quindi a creare un'opera in cui mette dentro tutto se stesso, tutta la sua autobiografia più diretta e più sfrenata, ma in cui anche tutti i suoi fan si possono rispecchiare. È un libro che noi consigliamo a tutti i fan di Baglioni, ma anche a tutti coloro che non conoscono l'opera del cantautore di Montesacro e che possono approcciarvisi anche grazie alla lettura di questo volume.